Grazie Presidente. Io volevo innanzitutto rispondere al consigliere Politi che ho ritenuto di non dover svolgere una commissione politiche sociali su questo argomento perché era già stato ampiamente sviscerato in municipio. Il problema qui è che quando i problemi vengono affrontati e sviscerati, ma vengono date delle risposte, anche il continuiamo a cercare dei posti e le risposte non piacciono, qua si vuole comunque continuare a fare diciamo polemica sull'argomento. Allora mi dispiace che forse non è informato che il centro è chiuso luglio-agosto semplicemente perché non c'è nessuno che si faccia carico di tenerlo aperto. Quindi non intravedo, perché io già mi sono consultata con il vicepresidente del municipio che nonché assessore alle politiche sociali e con il presidente della commissione politiche sociali del quinto, che poi ha tenuto la commissione, di cui io ho mandato copia del verbale, anche se si trova su internet, al consigliere Politi, e non c'è nessuna intenzione di non riaprirlo a settembre, quindi io non capisco tutte queste sue paure, queste sue preoccupazioni. Ci stanno delle problematiche, ovvio. Il problema è che era stata individuata un'altra struttura che però e il centro anziani non vuole, perché dice che è troppo distante dal centro dove stanno adesso. Loro hanno individuato dei locali all'interno di un istituto comprensivo e nell'ambito dell'autonomia scolastica la dirigente ha ritenuto di non concedere i locali. Loro si stanno incaponendo su questa soluzione e questa soluzione non è percorribile. Ci sarebbero altre soluzioni, ma sarebbero di più a lungo, ci vuole molto più tempo per attuarle e servono anche numerosi fondi, perché ci sarebbe l'area dell'ex tenda strisce da bonificare e servirebbero poi però la programmazione, la progettazione, quindi i soldi per la progettazione oltre a quelli per la bonifica e i soldi per la realizzazione. Quindi tutte queste problematiche sono già state sviscerate in una apposita commissione nel quinto municipio, di cui ho notiziato il collega, e l'amministrazione municipale unitamente al comune sta lavorando per individuare altre soluzioni, ma nel contempo noi posso rassicurare il collega Politi che il centro anziani rimarrà comunque aperto. Quindi noi questa mozione la bocceremo. Grazie.